Servono i preparativi per la grande festa. Le funzioni di cortei religiosi costituiscono anche un momento di incontro. In queste occasioni capita sovente che i giovanotti facciano lo sguardo sulle fanciulle di buona famiglia ed avvengano così i primi fugaci approcci. Filomè, vieni qua! Si parla di sono accorgio, ma non ho già qui! Mamma, ma cosa sto facendo di male? Ho solo risposto al saluto. E sto a dire come vanno a furisti cosa. Sto con me un saluto e sto con le ciaschi fi. Donna Chiarina, non c'è severa. Ahimè, tanto credevo di sapere dell'amore e ne so tanto poco, perché non posso fare a meno d'amare colei che sempre mi negherà il favore. Hai sentito, mamma? È un poeta. Figlia mia, gli non ci capita proprio da niente. Signora, sono versi di Bernardo del Ventador, Bernardo Diventatore, come lo chiamavano in Italia. Ma qua vanno le fondarole? Ca, se arrivi mio marito, funesce malamente. Figlia è nome poca parola, non è da ca, è da Napoli e tiene uno brutto carattere. Una volta, mio compagno c'è ricetto. Stamattina ho salutato la vostra signora alla finestra. Figlia, venite a casa e apposta la finestra, ci ho facetto un muro. Con marito, ma non so pazze. Chiari, allò? Siamo pronti per trasinta a chiesa. Chi è questo giovinotto? È un professore musico che ha sentito a Filomena che andando a chiesa e volevo dare due lezioni. Ma che cosa? Voi ha cominciato a trasì con il professore, ci va lì. Caro professore, io sono Bartiuccio, il padre di Filomena. La ragazza deve crescere ancora. Magari, se volete dare qualche consiglio a me, io sono di Napoli, vivo a Forio da molti anni e studio canto con Don Stefano Calise, il nostro parroco. Ma qualche consiglio in più fa sempre bene, anche perché ci sta qualcosa che non è chiaro. Questo è il libro che ha mandato Don Stefano. Guardate cosa sta scritto. Alla base del buon canto vi è l'emissione dell'aria attraverso l'organo fisiologico a ciò abilitato. Io mi sono spremuto, lei l'ha già fatta, ma la canzone non mi è asciuta. Vediamo un po', signor Bartiluccio, tutto è questione d'esercizio. Scusate, mi potreste far vedere come vi ponete per l'emissione dell'aria e del conseguente suono? Solitamente così. Ma non è la cosa giusta! La cosa giusta è questa! Veramente? Voi per... diciamo, insomma, per... vi mettete così? Certo! In questa posa l'emissione dell'aria è perfetta e vedete poi che suono che esce! Ma poi sentono tutti! Per forza! Più avete fatto attenzione, meglio sarà! Altrimenti come volete cantare? Leggerezza! Leggerezza! Più ci si rilassa e più l'aria esce. E va bene, vuol dire che la prossima volta farò come dite voi. Pietro, che è stato? Ti vedo tutto sulato. E che deve essere, Concè? Succedono tutti a me. Mi ero fermato fuori la chiesa con Filomena e dall'improvviso è arrivato il papà. Essendo un appassionato di canto, la mamma gli ha fatto credere che io sono... pensa un po', un insegnante di canto. Meno male che avevo il libretto e io mi sono inventato qualcosa, se no finiva male. E sei stata fortunata! Kill è un napoletano con mamma e nome e carattere. Sta fuori perché te ne tengo in coppa un mondorone. Me lo ha detto. Tu non la pazza troppo, perché poi ti trovo linda e guaia. Comunque è andata come è andata. È meglio che cambio aria.